la nostra storia inizia negli anni 50, quando i signori Musacco, i genitori dei titolari attuali di oggi, hanno creato il calzaturificio Musacco. Poi, nello scorrere degli anni, la mamma, che è una donna molto lungimirante, nonostante l'età ancora oggi, ha scelto il marchio Pancalfi. Ad oggi sono quattro fratelli che dirigono questa società. La società è una SNC, società a nome collettivo, ripeto, molto introdotta sul mercato interno italiano, e l'obiettivo di tutti e quattro i fratelli è quello di espandersi nei paesi nord e centro Europa. Il nostro prodotto è un prodotto che guarda molto l'articolo elegante, va molto sulla signora di mezza età, ma stiamo puntando anche sui giovani. Quindi abbiamo un articolo classico per una donna, diciamo, dai 25 ai 35 anni, e più puntiamo anche a come obiettivo anche su una generazione più giovane, e stiamo creando delle nuove linee appositamente per questo. Il nostro principale mercato di riferimento è il mercato italiano. Stiamo cercando di introdurci nei mercati esteri, ci siamo appoggiati a una ditta molto introdotta nei mercati scandinavi, che è la nuova Nevio Export, e siamo molto soddisfatti di lavorare con questa ditta perché si è integrata con il nostro obiettivo di poter allargare le nostre prospettive di mercato. Il nostro obiettivo è quello di ampliare fuori dall'Italia il nostro prodotto, che venga distribuito nei migliori negozi del nord Europa, cercando più clienti possibili. Insomma, stiamo cercando di espanderci, e quindi il nostro obiettivo è questo. I nostri punti di eccellenza sono... Abbiamo come prima linea abbiamo un articolo che va sull'eleganza, molto sull'eleganza. Cerchiamo di essere aggiornati anche a un pizzico di moda, ma non una moda, diciamo, molto spinta, ma una moda sobria che possa essere recepita dai media. Progetti per il futuro è una sintesi di ciò che abbiamo parlato fino ad ora. Vogliamo allargare a tutti i costi il mercato, vogliamo introdurre il nostro marchio nelle migliori ditte a cui possa interessare il nostro articolo, e il nostro fine è questo praticamente. L'esperienza è il fattore principale, l'esperienza è la cosa più importante. Senza l'esperienza tecnica, senza l'esperienza del marketing, senza l'esperienza dell'amministrazione, insomma, l'esperienza è basilare per il nostro settore, per il nostro calzaturificio, per il bene della nostra ditta.